altrimenti rischiamo di andare in tutt'altra parte, di andare altrove. Se voglio andare al nord, non posso prendere la strada che va al sud, altrimenti mi allontana da quella che è la mia meta. Ma se voglio trovare la strada della felicità, devo percorrere una e unica e l'unica sola via, che è la via del dolore, che è la via della croce. E Gesù è stato il primo a percorrere questo tracciato, a percorrere questa linea. E da quel momento in avanti non c'è più stato bisogno di ammodernamento, non c'è stato più bisogno di rivedere il percorso. Il percorso per la via della felicità, per la via della gioia, è sempre stato quello. La via che dal dolore porta alla risurrezione. La via che dalla sofferenza porta alla vita eterna, alla vita nuova. Mi chiedo, quale strada dovrei percorrere io per raggiungere la mia felicità? Ciascuno di noi, in questo momento di preghiera, è chiamato a darsi una risposta nel poco tempo. Quale strada dovrei percorrere per essere felice? Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Prese del latte
colpevole di chissà che giunga la sua ora. Tra le urla degli accusatori, Gesù ascolta la voce del Padre, che nel suo grande amore per gli uomini consegna loro salvezza. È un silenzio pieno di amore, di chi alla difesa preferisce il perdono, alla vita per sé non perde per gli altri. È un silenzio che stupisce perché è nuovo e chiama ad una vita nuova, ad una nuova mentalità. Quale contrasto con il gesto di lavarsi le mani compiuto da Pilato, gesto di indifferenza e di egoismo, che si ripete ancora oggi, quando chiudendo il nostro cuore all'accoglienza, noi decretiamo la condanna a morte di tanti poveri senza voce, inghiottiti nei mari burrascosi della storia. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la santa croce del mondo. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, intrecciarono la corona di spine e delle mise intorno al capo. Ma presto a salutarlo, salve re dei giudei, e gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatto perdere di lui, lo condussero fuori per crocifiggerlo. Sovraffollato del terzo millennio cristiano, dove di nuovo è sempre Cristo
crocifisso e vilipeso, e proprio da chi dovrebbe mettersi al servizio dell'uomo, fermamente credendo nell'altissima dignità conferita da Dio all'umana persona. E da questo punto di estremo, il umano abbassamento che Gesù comincia il suo cammino verso la vetta del più grande amore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta sotto il legno della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Beati quelli che sono nel piano, perché
saranno consolati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Benedetta tu fra le donne, sii per sempre benedetta dal Signore onnipotente.
Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cinedrio. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dall'aurora io ti cerco, a sete di te l'anima mia. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Thank you.
Simone di Cirene, e ora un'altra donna si avvicina a Gesù, e la via Veronica. Non solo non parla, ma di lei nessuna traccia è rimasta nei Vangeli. Eppure ognuno di noi vorrebbe proprio essere quella donna dal cuore grande e compassionevole, che asciugando il volto sofferente di Gesù lo riceve impresso nel suo lino e soprattutto nel suo cuore. La vera icona di Cristo è infatti quella impressa nei nostri cuori, se partecipiamo con amore alla sua passione, che continua nella passione di ogni sofferente, abbandonato, umiliato, davanti al quale ci si copre la faccia e si voltano le spalle, volto di dolore che splenderà di invincibile bellezza nella risurrezione. Miserere nostri nomi, miserere nostri. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta sotto il legno della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quello che è stato per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto. Grazie a Lui, voi siete Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio. Giustizia, santificazione e redenzione. Non discutere le nostre debolezze,
ma si fa debole con chi è debole. E così si trova là accanto ai peccatori, recidivi di quella sua pietà. E là perché l'uomo non desperi, e là per dirci che loro egli è presente e può trarre tanto bene anche la situazione di male, poiché con l'intervento della sua grazia che oggi è accaduto, domani potrà addrizzarsi e diventare un grande santo, come ci dimostra la storia. E là perché l'amore è utile a vincere di misericordia. Misere dei nostri nomini, misere dei nostri. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Una grande moltitudine di popolo e di donne seguiva Gesù battendosi il petto e facendo lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Soccombere nell'ora più tragica della storia.
l'ora dello scontro frontale tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte, tra Dio e il maligno. Questo mistero tenebroso è ancora in atto e lo sarà fino alla fine. E la donna, per sua natura, orientata all'amore oblativo e al servizio della vita, è chiamata con il sacrificio di se stessa a proteggere il mondo dalle barbarie, ad essere vigile custode e ispiratrice di scelte di vita contro le tentazioni di scelta di morte. Misere le nostre domine, misere le nostre. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta sotto il legno della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Egli lo assaggiò,
ma non ne volle bene. I soldati presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta in un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Oggi con me sarai nel paradiso.
centro Gesù, l'innocente, ai lati due malfattori. Gesù non grida, non deplora la sua ingiusta condanna, anzi, si fa avvocato dei suoi crocifissori e per loro implora dal Padre il perdono, perché non sono gli altri, soltanto non sanno quello che fanno. Bisogna dunque averne pietà. Toccato nell'intimo, uno dei due malfattori tende il suo ultimo furto, prima di morire. Gesù, ricordati di me. Lo chiama proprio per nome, come un amico che parla di un amico. Lo dichiara lei, lo supplica come Signore. Immediata la risposta. In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. All'amore passa un fremito di desiderio, un gemito di nostalgia del bene, per rispondere a chi lo invoca, togliendo ogni ostacolo alla salvezza. Ecco come anche un malfattore può, rivolgendosi al Cristo crocifisso, diventare santo in estremis. La salvezza sperata per un tempo futuro gli viene garantita già per l'oggi, un oggi che riguarda tutta l'estensione del tempo. In esso viene riscattato il passato con il perdono e ricolmato il presente con la grazia divina ed è aperto il futuro con la speranza di una vita veramente viva, per sempre con lui in paradiso. Misere dei nostri domini. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Con loro.
Lui crocifisso. Egli innocente, noi colpevoli. Egli misericordioso, noi miseri. Chinato il capo, Gesù spira in dolce filiale abbandono. E un morire nella bellezza stupenda dell'amore, nella pace dell'adesione alla volontà del Padre per la salvezza dei fratelli. E ai piedi della croce sta Maria, la Madre, crocifissa nell'anima, in silenzio supplica. Alle nozze di Cana, egli aveva detto al figlio, non hanno vino. Ora sembra dire al mio padre, non hanno più vita. E dal cuore trafitto del figlio scaturisce una sorgente della grazia. Nasce così la Chiesa, madre dal cui grembo riceviamo la vita nuova, la vita in Cristo. Per questo dono di sovrabbondante amore, noi oggi possiamo sentire, pur nell'indicibile dolore, la dolcezza della passione. La più immane tragedia diventa la realtà più dolce che l'uomo possa sperimentare nel segreto del cuore. Padre nostro, che sei in cielo. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce vedete il mondo. Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò. Vi andò anche Nicodemo. Essi presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, per preparare la sepoltura. Oh, Dio, mio Dio,
mani e piedi, hanno spogliato Gesù delle sue vesti e lo hanno inchiodato al legno della croce. Con gesto delicato, mani pie, staccano ora il corpo di Gesù dalla croce, lo cospargono di aromi, lo avvolgono in un candido del suolo e lo consegnano alla madre. Ella, ai piedi della croce, pronta ad accogliere il corpo esanime del figlio, con lo stesso amore con cui lo aveva accolto il grembo e stretto tra le braccia al bambino. Accanto a Gesù, dalla nascita fino alla morte in croce, l'umile, silenzioso servizio di Maria alla vita umana del Figlio di Dio è tutto un mistero di pietà che raggiunge il suo culmine sul Calvario, dove la sua materna compassione diventa pianto silenzioso, più prezioso del puro nardo, che lava le ferite e profuma d'amore quel corpo martoriato, offerto a Dio come sacrificio santo di valore infinito. Mistero di pietà che avvolge nella pace quella tragica ora. Mentre in commosso silenzio adoriamo la maestà della morte in un corpo pronto al risveglio, davanti allo sguardo del nostro cuore passano altre immagini di morti strazianti, altri volti di madre disperate, altri corpi di morti da nessuno pianti, gettati là in quelle fosse comuni che sono il simbolo della nostra disumanità. E Maria è oggi, come madre chiesa, presso ogni calvario e piange sui suoi figli morti, piange su tutta l'umanità. Misere i nostri nomi, oh.
tutto senza precludere alla Pasqua. Una grossa pietra, però, viene rotolata davanti all'ingresso e vengono posti sigilli, quasi a dire che la morte ha detto l'ultima parola. L'evento si è concluso. Su questo scenario importante scende benefico il grande silenzio della sera che prosegue per tutta la notte e il giorno successivo, il grande sabato. Silenzio, greco materno, dove si placano gli animi e si ritrova l'essenziale. Nei cuori riecheggiano le ultime parole di Gesù. Nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. Parole di pace che generano speranza. Eppure l'evidenza della morte si impone. Mentre Gesù, disceso nelle profondità degli inferi, sta combattendo l'estremo duello con la morte per strappargli la preda, nei cuori delle mie donne e dei discepoli la desolazione e la speranza si compattono. Come vivere questa attesa? Nulla è impossibile a Dio, aveva detto l'angelo a Maria nel momento dell'annunciazione. Questa parola risuona ora per noi che, celebrando il mistero pasquale, vegliamo presso il sepolcro di Gesù, e risuona in tutte le desolate situazioni umane, dove sembra che vi sia solo una morte senza speranza. Ma ostinatamente, davanti a ogni sepolcro, aspettiamo il miracolo, l'incredibile, l'umanamente impossibile. Aspettiamo con improbabile speranza quello che davvero si compie, la risurrezione. Vise nelle nostre domine. La piazzola di sosta non è mai la mente.
siamo chiamati, dove siamo chiamati a fermarci durante il nostro percorso, non sono mai la meta, non saranno mai la meta, soltanto se troviamo il coraggio e la forza di guardare oltre, di andare oltre, di fissare lo sguardo verso l'infinito nel nostro cuore. E allora, ritornando a casa, facciamo tesoro di quanto abbiamo vissuto, facciamo tesoro non solo della preghiera, ma facciamo tesoro anche delle parole che sono state proclamate, perché possiamo non sentirci soli se durante questa settimana siamo chiamati a toccare con mano la solitudine, se durante questa settimana siamo chiamati a toccare con mano la disperazione, se durante questa settimana saremo chiamati a toccare con mano l'abbandono, non sentiamoci soli, sentiamoci accompagnati da chi ha iniziato il percorso di questa strada ed è arrivato alla meta, la vita vera. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo camminato con te, passo dopo passo, lungo la via della croce, lungo la via della tua grande misericordia, fino al tuo ultimo respiro. Ora il tuo corpo riposa e noi vogliamo indugiare accanto al tuo sepolcro, saldi nella speranza che con un impeto irrefrenabile la vita risorgerà, esploderà la luce nuova, incomincerà l'ottavo giorno, il giorno della vita risorta, perché